passiamo a invece tua sorella che è fidanzata, sì. Innamorata. Sì. Non vogliamo parlare chiaramente delle storie di Fabrizio, ma vogliamo parlare della vostra storia d'amore. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti per appunto Playboy, che abbiamo fatto noi, di cui lui curava la direzione, tra virgolette, artistica. Quindi in occasione di quello abbiamo insomma avuto modo di conoscerci, poi di instaurare un rapporto inizialmente lavorativo e poi c'è stato feeling, quindi ci siamo conosciuti. Ma più. Cos'è stata la cosa che in realtà ti ha fatto scattare le farfalle che tanto cerca? Ma guarda, è stato un rapporto, a dire la verità, un po' graduale. Sarà per le vicissitudini che poi ci hanno portato a vivere una storia tra alti e bassi molto molto speciale. E rimane... Ma anche quando scrivono delle cose sui giornali che non sono vere, perché ve ne hanno scritte veramente di ogni... Si tende sempre a pensare che un rapporto nato tra due persone, poi maggiormente lui conosciute, sia finto. È un rapporto vero, se si hanno persone che hanno questo genere di difficoltà, davvero è durissima. Cioè, avere una persona in galera è durissima. Ma come certo, riesci però a mantenere allora questo rapporto? Ma io tendo a lavarmi i miei panni sporchi a casa. Se mi viene da piangere, lo faccio a casa, lo faccio da sola. Cerco di non gravare su persone che, grazie a Dio, non c'entrano. In più, io e lei stiamo continuando a lavorare, a intraprendere comunque un percorso. E anche per il bene suo io cerco di far sì che le cose siano abbastanza separate. Ma riuscite a vedervi comunque? Sì, perché io lo vado a trovare in carcere. Per quanto riguarda l'età, come lo dico a tutti, io cerco di essere il più forte possibile, non sono invincibile. Ma com'è l'esperienza di entrare in un carcere per te? Com'è questa sensazione? La prima volta ero un po' spaventata, anche se lui non l'ho detto, perché l'hanno messo in isolamento e quindi fondamentalmente avevo paura che gli fosse successo qualcosa di brutto. Poi vabbè, lui è forte, tosto, non perché è il mio fidanzato, ma perché io lo conosco particolarmente, ma è veramente forte. Quindi quando l'ho visto che stava bene, sereno, mi ha detto Silvia, stai tranquilla, insomma, tutto si risolverà si spera nel migliore dei modi. È un carcere, non è che ci sia molto da dire. È che non è giustamente in nessun posto privilegiato, è in mezzo giustamente a tutti gli altri detenuti che da chi ha 10 anni, 1 anno, 20 anni di galera sono tutti lì. E quindi non so neanche cosa risponderti, è un carcere. Io adesso ovviamente quello che posso fare, che ho sempre fatto da quando lui è lì, è portargli ovviamente solarità, perché se vado lì anch'io con un atteggiamento magari anche un po' triste come lo è. No, questo è certo, però devi essere molto forte tu, quindi complimenti. Grazie. Sì, io... Infatti volevo chiederlo anche a Giulia, perché hai sentito che Silvia ha detto che in questo momento la tua leggerezza, il tuo modo di essere un po' surreale sopra miliardi di righe, così vorrei dire, le è di moltissimo aiuto. Ma quanto è forte tua sorella? Beh, moltissimo. Diciamo che noi siamo insieme 24 ore su 24. Io sono sempre stata al suo fianco e lo sarò sempre, abbiamo un rapporto bellissimo. Oltretutto, vabbè, lavoriamo insieme, però a prescindere da quello, veramente lei è la mia migliore amica, quindi ci aiutiamo, ci diamo forza e lei sa che in qualsiasi momento io ci sono, come lei per me. Non... L'avrei fatto, lo farei altre 1000 volte, per me non... è fortissima, una donna che... Ma io credo in realtà che quando ami, ami tutto. E come ha detto sempre lei, è facile amare quando è comoda, no, la situazione. Invece sì, devi dimostrare il tuo amore quando c'è difficoltà. E sono certa che lo farebbe lui per lei. Ovviamente. Sicuramente. Si spera sempre che non ce ne sia bisogno, però...